Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Un episodio assurdo riguarda proprio una tra le conduttrici più amate della rete pubblica, i fan di Isoardi nel caos. Elisa Isoardi è una delle conduttrici più apprezzate della sua generazione, grazie alla sua capacità di mantenere la neutralità e alle sue competenze in campo televisivo. Dopo gli esordi con Miss Italia, la VIP ne ha fatta moltissima di strada, e il suo percorso lavorativo è davvero invidiabile. Fu molto chiacchierata per via della sua relazione con il noto politico Matteo Salvini, e ancor di più per la sua rottura con lo stesso, che divenne a dir poco virale. Ultimamente, però, qualcosa è accaduto proprio riguardo alla conduttrice, si tratta di una novità che la tocca molto da vicino, e con lei i suoi fan. La carriera di Isoardi negli ultimi anni ha visto delle svolte repentine che non hanno soddisfatto esattamente tutti i suoi fan, si fa riferimento nello specifico ai cambiamenti avvenuti in Rai che la riguardano. Più di un utente si è lamentato sul web dopo gli ultimi risultati degli ascolti, che evidenziano un calo nel programma È sempre mezzogiorno, figlio diretto di La prova del cuoco, in precedenza condotto proprio da Isoardi visto il periodo di maternità di Clerici. I fan non hanno dimenticato la ottima performance della conduttrice alla guida di La prova del cuoco, e secondo molti fu ingiusto farla sostituire nuovamente da Antonella Clerici di ritorno dalla maternità senza avere un programma per lei. La sua bravura fortunatamente si sta facendo strada proprio in questo periodo. Infatti, Elisa Isoardi è stata proposta come conduttrice del programma Linea Verde, non ha certo deluso Rai né i suoi fan visto che il programma sembra andare davvero alla grande, di certo grazie anche alla piacevolezza di esposizione e al grande sorriso della sua guida. Nonostante le cose sembrano sistemate, i fan sono ancora rancorosi, una cosa vergognosa. Scrive qualcuno nei commenti, ancora non soddisfatto del comportamento della rete verso la conduttrice. Isoardi ha davanti a sé una carriera sfavillante almeno quanto quella passata, non c'è da preoccuparsi. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.